non c'è più il rapporto personale col panettiere, col tabaccaio, non esiste più tutto questo, quindi uno si crea la reputazione, si può creare benissimo una reputazione, un'identità che non è la sua. Mi fido di più quando posso, diciamo, del contatto personale. Dipende sempre da relazioni interpersonali soggettive e non oggettive, quindi devi prendere tutto con le pinze per quanto riguarda i social. Il problema è che non si hanno criteri per valutare su cosa sia basata questa reputazione. Si sente che molte dei commenti, dei feedback appunto che ci sono falsi. E questo è il grande problema, no? Di come le persone si relazionano oggi con quello che proviene da internet soprattutto e dai mezzi di informazione. È il non avere criteri veri e concreti per verificare le proprie informazioni e come queste si diffondono. Se c'è un servizio che mi dà la possibilità di avere un valore oggettivo della reputazione di una determinata cosa, sì, penso che sia una cosa buona. Se funzionasse sarebbe utile. Credo che si possano trovare dei criteri oggettivi per valutare come una persona fa il proprio lavoro, con che genere di serietà. Se fosse un servizio argomentato che illustra per bene, ben venga, almeno per la prima volta potremmo rasentare la meritocrazia.